Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio, buongiorno a tutti da Tuffo Mix. Lunedì 9 settembre, siamo agli sgoccioli di questa versione di Apollo 2024. Dopodomani, mercoledì, si chiuderanno i server, ci sarà l'aggiornamento che durerà praticamente mezza giornata, forse qualcosina in più. Giovedì mattina i server saranno riaperti, si potrà scaricare la nuova versione del gioco che non sarà eFootball 2025 ma eFootball e poi non so versione 4, non l'ho capito bene ancora ma non sarà col nome dell'anno. E chissà se avremo qualche aggiornamento, qualche novità, qualcosa che ci vorrebbe in questo gioco, come la carriera per esempio, che però sono certo al 99,9999% che non sarà inserita sicuramente adesso, chissà quando la inseriranno. Konami adesso preferisce solo fare soldoni, preferisce solo farci shoppare, fare in modo di fare soldi senza darci niente in cambio. E noi però siamo dei patiti di questo gioco dai tempi di Winning Eleven, diventato poi PES, Pro Evolution Soccer, PES, fino a diventare eFootball. E così andare praticamente in un baratro infinito. Ma adesso, ragazzi, noi siamo qua perché dobbiamo passare queste ultime giornate. E oggi è lunedì, c'era anche l'aggiornamento, ma non sto io a indicarvi tutto quello che è successo perché quelle poche cose ve le diranno come sempre The Last Days, Alessandro Gamer e tutti i nostri amici che salutiamo. Oltre a loro due, salutiamo anche Leburneo, salutiamo AleBene86 e Nico Siccolo che ovviamente portano questo contenuto, questo gioco, questi contenuti sui loro canali, sia in versione registrata che in live. Trovate i loro indirizzi nella mia sezione canale. Ragazzi, allora io ho già fatto il rigorino e adesso andiamo intanto a prenderci il premio della giornata, il contratto, quello che c'è ormai tutti i giorni da non so quanto. Andiamo a prendercelo, vediamo chi ci dà questa volta. Abbiamo già trovato un paio di giocatori che sono utilissimi alla causa, eh? Cioè uno praticamente utilissimo niente perché non lo stiamo sfruttando per niente, Van de Vaart. L'altro Cafu l'abbiamo fatto giocare, non ha reso al massimo, però ragazzi è lì, lo usiamo, ce l'abbiamo. Ci piacerebbe trovare adesso Roberto Carlos, chissà ragazzi, proviamo, facciamoci il giro gratuito, eh? E vediamo cosa capita. Intanto vi ricordo in descrizione trovate sempre il link a questa serie. Niente di che, ragazzi. Trovate il link a questa serie, quindi se avete perso un episodio, volete vedere qualcosa di interessante che avete perso e non lo siete trovare, andate nella sezione canali e sezione, scusate, indicata in descrizione la playlist di questo gioco. Stepanenko, ragazzi, non ci piace per niente questo qua, lo mandiamo subito in tribuna a vendere panini e Coca-Cole. Dobbiamo prima di tutto fare così, svincoliamo. Ciao ciao bello, tanti saluti a sorrete, cioè la sorella ovviamente, la mamma, papà e a tutti i parenti vari che sono con lui in tribuna a vendere panini. Allora, perfetto, questo l'abbiamo fatto. Adesso oggi è uscita questa cosa qua della Spagna, 150, è un pool, pesca limitata, sono tanti, però ci piacerebbe tantissimo, ragazzi, avere Casillas che non ho mai avuto. Puyol e Xavi proprio posso anche farne praticamente a me. Vediamo chi c'è comunque, tanto per essere un po' più curiosi del solito, anche se non voglio farvi proprio vedere uno a uno, ma soltanto voglio capire io chi abbiamo da poter cuccare. Allora, Casillas 85, 85 Puyol, 85 anche Xavi, tutti sono boostati, quindi arrivano a 2 di overall in più su tutti i vari parametri, cioè sul generale e sui parametri scelti come loro abilità principali. Poi abbiamo anche Rodri, 85, non è boostato, abbiamo altri giocatori, portiere. Abbiamo Williams, Morata, tutti i giocatori che sono della nazionale spagnola e quindi tutti diciamo dei gran giocatori. Poi abbiamo tutti i giocatori che giocano in Spagna, tantissimi altri, fino ad arrivare ai più scarsi. Ragazzi, facciamo quei 5 giri? Proviamo a farci 5 giri, vediamo cosa viene fuori. Dai, noi tentiamo Casillas, non sarà una cosa facile, ma noi ci proviamo sempre e ci divertiamo anche in questa maniera. Abbiamo un po' di questo, ragazzi, non è niente di che, quindi lo skippiamo subito. E che faccia da Guevara?
Guevara, ragazzi, Guevara proprio non mi interessa minimamente, bruttissimo, opzione, svincola e lo mandiamo a fare un giretto. Il primo, ragazzi, è andato. Secondo giro della giornata di questo lunedì 9 settembre 2024, vediamo subito chi abbiamo questa volta. Dai, vogliamo Casillas e poi chiudiamo giù tutto. Dai, Casillas, ragazzi, no, non è neanche questo Casillas, è un altro giocatore da 3 stellette, quindi facciamo un giro veloce. Mark Rocca, tutto un nome unico, Mark Rocca, proprio una cosa così che non sta né in cielo né in terra. Saltiamolo, lo mandiamo anche lui a fare un giro in tribuna, a vendere Coca-Cola. Eventualmente i prossimi li manderemo in gradinata e in curvino. Allora, va bene così. Altri tre giri, ragazzi, e poi chiudiamo. Un giocatore, 100 monetine, vai. Le altre monetine le teniamo per la prossima avventura su eFootball, sempre che ci sarà un'avventura fattibile. Ancora questo fino a giovedì non lo sapremo, ragazzi. Questa è un'altra schifezza, ragazzi, sicuramente non è interessante. Vivian era, non era la Dora, ragazza di strada nel piccolo Richard Gere? Vivian, vabbè, non ha niente a che fare questa con Vivian. Comunque noi questo lo mandiamo in Curvino a vendere il panino, i panini con la mortadella, il prosciutto e il salame e magari poi una birretta di sfondo. Allora, svincoliamo anche Vivian, che oltre a giocare a calcio si impegna anche sui set cinematografici. Va bene, abbiamo fatto già quanti giri, ragazzi? 3? Siamo al quarto giro, forza e coraggio, quarto giro, vediamo chi salta fuori. Niente di che neanche questa volta, quindi schippiamo velocemente. Stuani, 3 stellette, e ragazzi, ci rimane anche da fare l'ultimo giro. Adesso mandiamo questo in curva, pure in gradinata, vediamo dove magari è più utile a vendere le Coca-Cola. Vai così, vincolato anche lui. Ultimo giro, ragazzi, o becchiamo adesso Kicker Casillas oppure non lo becchiamo più. Un giretto, vai. Rullo nei tamburi, niente, ragazzi, neanche stavolta non è niente di buono. Sempre un 3 stelle, quindi skippiamo velocemente, andiamo subito a vedere chi è. Diego Rico, 3 stelle, ragazzi, e tanta salute per lui. Va bene, lo mettiamo subito anche lui in gradinata, questo è un posto per lui tranquillo in gradinata a fare i caffè. E siamo tutti a posto e contenti. Adesso, ragazzi, andiamo a farci la partita di campionato. Anche quest'oggi ce ne facciamo una. Vediamo dove arriviamo, ormai siamo alla fine, siamo in divisione 5, ma ragazzi, ormai due giorni finiamo tutto, quindi giochiamo tanto per giocare, tanto per fare allenamento, tanto per divertirci così tirando calcio a un pallone, e vediamo come siamo messi. Non credo che siamo messi molto bene, infatti 3 sconfitte bruttissime, un 7-0 pesantissimo, non so che era successo. È stato quella volta, immagino che mi si è bloccato tutto, non so, è stato un giorno che si è bloccato tutto quanto in live, sabato sera, si è interrotto la live sul finale, mi si è spento il computer praticamente, e quindi tra una cosa e l'altra non ho seguito più la partita e ho subito una fraccata di gol, 7-0, ha vinto il Barcellona. Poi ne ho fatta una ieri offline, così io per conto mio, 0-1, ho provato a giocare, l'ho persa. E adesso oggi, ragazzi, ne facciamo un'altra, tanto non ci cambia la vita arrivare in divisione 5, restarci o non restarci, fra due giorni tutto finisce e tutto ricomincia, nel peggiore o nei migliori dei modi. Ragazzi, un goccio d'acqua fresca ci vuole, pomeriggio tranquillo, caldo oggi, molto bene, puntiletto di aroma menta liquidizia, vediamo. E batteria scarica? No, non è scarica. Ok, 4 tacche, però non stanno facendo la spia, quindi c'è qualcosa che non va. Però funziona. Giochiamo contro l'accidenti. Mi sa che questa squadra qua l'ho già vista in passato e non so se è come sia andata, non mi ricordo, con accidenti. Allora, accidenti, vediamo subito le magliette, la teniamo quelle che sono, ovviamente noi magari ci mettiamo la maglia d'epoca, questa degli anni 70, ai tempi di Herrera, Facchetti, Tarcigio Burni, c'è Mazzola, ve ne ricorderete, no, Jair, c'era anche Boninsegna all'epoca, ma il Rolino Corso, con i suoi tiri a foglia morta, non mi ricordo se era lui che faceva il tiro a foglia morta,
Comunque erano gli anni 64, 63, 65, quando l'Inter vinceva le Coppe dei Campioni, la famosa Coppa dei Campioni, vinceva i campionati, gli scudetti, insomma, era una, la Supercoppa, era una grande Inter quella di Lenny Herrera. E adesso, ragazzi, scelte le magliette, andiamo a vedere con chi giochiamo. Allora, davanti siamo abbastanza messi bene. Ronaldinho, vediamo come è messo il nostro amico Baggio. No, è messo alla stessa maniera, quindi lo lasciamo lì. Anche Vieira non ha niente di che. Sono tutti normali i giocatori. Thuram in panchina, anche perché Cafu non è di meglio. Quindi direi di a questo punto dare un'occhiata all'avversario. Che ha Musiala, ragazzi, è un giocatore, ha delle caratteristiche. Riserva di lusso, quindi sarebbe il caso di metterlo nel secondo tempo, non l'ho messo adesso. Dembélé, ragazzi, è forte. Dembélé e Denilson sono due giocatori, non saprei chi bloccare dei due. Io proverei a su Denilson, dai, andiamo a bloccare Denilson e vediamo se la cosa ci può stare bene o no. Marcatura stretta su Denilson, perfetto. Attacco un po', abbiamo in difesa questo Marino qua, gli altri sono tutti a posto, possiamo fare un offensivo, ci possiamo mettere offensivo Ronaldinho, che magari tacca, fa un tiro, qualcosa del genere, ragazzi, può sempre essere buono. In contropiede che abbiamo? Credo Cruyff, no, Ronaldinho, quindi ci mettiamo Cruyff in contropiede, vai. L'avversario è pronto? No. Noi siamo pronti, l'avversario ancora no, quindi aspettiamo che sia pronto anche lui. Ragazzi, mi raccomando, fate un po' di tifo, tirate le mortadelle, le cotolette, i cotillon in campo senza fare male a nessuno, ovviamente mirate sul terreno di gioco, non in testa ai giocatori, e vediamo come va questa partita, ragazzi. Tanto vi ricordo, se volete, un like, un'iscrizione, non solo obbligatorio, nulla di tutto ciò è obbligatorio, ma se volete lo fate, altrimenti non lo fate. Vi ricordo sabato sera, no, 21:30 la live, questo sabato probabilmente sarà una live nuova, vedremo cosa capita, cosa capiterà. Mossa difensiva, perché lui ovviamente è subito la palla sua, potrebbe fare il kick off iniziale, quindi cerchiamo subito, sì, mi sa che questo è stato un po' di... San Siro, roccaforte storica del Milan sin dal 1926, e adornato da cima a fondo con i colori. Sbagliata, è la presa. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Milan e Internazionale di Milano. Bravo. Ah, ho sbagliato io. Cerca la traccia in profondità. Musiala, brucia l'ultimo, conclusione. Abbiamo impedito che fosse gol, ci siamo buttati da addosso, abbiamo evitato di prendere il gol perché l'avversario, guarda che roba, bei passaggi, Musiala l'ha sbagliata, è palla nostra, l'ha messa fuori lui, quindi è palla completamente nostra, vediamo di tirarla subito su, lontanissima, in avanti completamente, vediamo subito di andare a fare qualcosa. Platini, Lautaro Martinez, Holland. Porcaccia Holland, ragazzi, l'ha messa fuori di un mezzo metro, vediamo se ce la fa vedere l'avversario, no, non ce la vuole far vedere, ragazzi, quindi è cattivo l'avversario, vediamo subito adesso cosa fa questo, tira così. Sbagliata. Entrambe le squadre sono partite con un discreto ritmo e hanno anche costruito qualche occasione. Platini. Ah, peccato. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione. Ragazzi, se io qua faccio le cose così. Palla d'Oland. Palla buttata via, peccato. Lautaro Martinez. Palmer. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Madonna, che fortuna che è questo, eh?
Ma che co- ma dai, ma non è possibile. Che giocata in dribbling. Si fa strada con forza. Platini. Serve ritmo e velocità per giocare subito in transizione. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Secondo me il portiere De Gea. Non solo è un grande portiere, molto bravo. Ah, bravissimo, me l'ha presa, difensive, ma è diventato anche calcio di punizione. Cos'è? Ma no, ma che punizione? Tua sorella fa le punizioni. Ma no, dai, ha preso la palla in pieno, ma per favore, ma che cos'è questa? Ah, è nostra? Ma vaffanculo, e dillo subito che è nostra, dai, subito lanci in avanti. E vediamo subito. Palmer. Ottimo senso della posizione, pericolo svelto. Bravo. Lautaro Martinez vuole la palla. Platini. Grande occhio al tiro. Grande! Grande. Cos'è, fuori gioco? Dove è fuori gioco? Dai, è un gol bellissimo, cazzo ragazzi, fatemi vedere l'azione. È un gol della fine del mondo questo. Fammi vedere il gol, voglio vedere il gol ragazzi, voglio vederlo. Ma va quel paese. Porca troia, che gol ragazzi, 1-0 annullato per fuori gioco. Di... ovviamente il gol era di... Archiona la palla prima che arrivi a destinazione. Fa viaggiare il pallone in verticale. De Nilsson. Se ne va. Cross di De Nilsson. Bravissimo portiere, bravissimo. Dell'estremo difensore. Ma dove che è andato? Ma la smettiamo di no. Ma che cazzo fai? Ancora un errore sotto porta, iniziano a diventare tanti. Il Milan si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se dai, ma che cazzo che creano. Va alla ricerca di un compagno davanti. Platini intercetta il pallone. Ma no, me l'ha preso, bravissimo, ragazzi, ve l'ha preso questo qua al volo, bravissimo. Ma dai, ma si sbarazza dell'avversario, sceglie di andare per vie verticali. Incontra ancora solo 0-0. Ma tirala, ma la situazione sembra migliore. Costa curta. Prova a giocarla in profondità. Va dato atto al lavoro magistrale della difesa, sta togliendo ritmo all'offensiva degli avversari. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Palmer. Una bella giocata nello spazio. Ma che cazzo l'ha passata? Ecco Bergkamp. Opportunità di ripartire. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Dembélé. Via! Ragazzi, non funzionano i tasti qua, Un avversario e fa ripartire i suoi. Ci sarà a superare la difesa con un filtrante. Palmer. Non funzionano i tasti, ragazzi. Non mi funziona molto bene il tasto qua, Non so che succede. Non riesco a tirare. Non riesco a tirare. Vediamo se me la tira su questa. Togliamo l'attacca difensiva e mettiamola. Cruyff, buona opportunità. Cruyff. Primo tempo finisce lo 0-0, ragazzi. Ma ho fatto delle cavolate che non capisco neanch'io perché. Vediamo adesso di fare il possibile. Alla fine del primo tempo tutto ancora in bilico, ragazzi. Un tiro a testa in porta, 3 tiri totali, 2 lui, 3 io,
Possesso palla, siamo lì. Dai, secondo tempo, ragazzi, vediamo di fare un po' meglio, perché non siamo stati molto come volevo io, il gioco poteva andare molto meglio, Il secondo tempo. La partita riprende dopo lo 0-0 del primo tempo. Ronaldinho vede la partenza del compagno Provence. Holland! E questa volta c'è, E questa volta c'è, E questa volta c'è, E questa volta c'è, cacchio. Hanno ripreso il controllo della partita e la firma non è fuori gioco stavolta, fammi vedere. Era difficile fare meglio, un tiro per. Ah, ecco, porca miseria. E metti in pausa, vai. Vai tranquillos, ragazzos, vai tranquillos, ragazzos, che la vita se le breves. Dai, subì, porta. Ok, palla sua. Vediamo cosa vuole fare. È il momento dei cambi, c'è bisogno di forze fresche. Ora proveranno a sfruttare la sua velocità per colpire gli avversari in contropiede. Si riparte dall'1-0. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È ma dai, ma ragazzi, mi sono preso i coglioni qua. Lo supera. Prova a prolungare. Mi sta rompendo troppo di brutto, Prova con una palla filtrante. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Fantastico questo gioco di gambe. Prova a lanciare il compagno. Intervento pulito. Vai, dall'altra parte. Cercano un'azione veloce. Rovina. Peccato. Intercettando il pallone. Ah, ma... Anghissà. Ma cosa fa? Ma perché non la passano? Ma dai, ma... secondo tempo ha spianato la strada. Adesso però questa strada va percorsa con l'organizzazione, il carattere... Ragazzi, non mi funziona più il gioco. Neymar trova il coci... Bella parata! Evita il gol con... Io vorrei cambiare il joystick, ragazzi. Non so se sia questo. Non... posso mettere in pausa e cambiare il joystick? Facciamo così, cambio il joystick, ragazzi, un attimo solo, Cambiato, ho preso questo, vediamo, perché non mi convinceva tanto quell'altro, Vediamo adesso se magari attacca di difesa, vediamo. Uno dei loro punti di forza. E non sarà facile trovare un varco tra tutti quei monoliti in difesa. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Ma che cazzo, ma foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. L'affluenza di quest'oggi è di 80.314 spettatori. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Difesa energica e decisa. Bravo. Musiala. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Dembélé. Errore qui, pallone. Ah, ve l'ha fatta io, ve l'ha presa lui. Musiala. L'inizio del secondo tempo ci ha regalato il gol che sta decidendo il match. E così siamo evidentemente sull'1-0. Bravo. Musiala. Anghissà. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Bravissimo. Giusto, devono dimostrare una certa decisione se vogliono raccogliere i frutti di azioni simili. A questo punto sarebbe inutile essere più... devono spingere. Sono d'accordo con te. Dembélé. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Anderson. E sarà rimessa... Ragazzi, che faticato che sto facendo, Siamo di cambio perché non so se sono io il joypad della partita, ma sto giocando malissimo e non riesco a... ragazzi, davanti là Ronaldinho e Platini sono la carretta, Ronaldinho e Platini sono la carretta, quindi ci mettiamo Baggio qua e a posto di Platini, che è stanchissimo, non capisco tutta questa stanchezza di Platini. Mettiamoci Griezmann qua dietro. Vieira è stanco, quindi io ci metterei Kimmich tranquillamente qua. E Lautaro, ragazzi, com'è Lautaro? Va bene, abbiamo anche... proviamo a mettere Mbappé, ragazzi. Dai, forza, forza, cambiamo un po' la formazione, vediamo se adesso in questo modo riusciamo a tenerla su, Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso.
Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Bravo. Palla Dembélé, trova un modo per passare. Oh! Dembélé! Fuori. Non può essere certo soddisfatto della conclusione. Non è andata a finire come speravano, ma la fase di preparazione. Cerchiamo di resistere, ragazzi, manca poco. 15 minuti alla fine più recupero, vediamo di non demoralizzarci troppo, bravo. Oh! Musiala ci prova con un pallone profondo. Fa sembrare tutto facile in difesa. Dai! Ma che cazzo ti ha passato la palla quell'altro? Ma chi l'ha detto di passargliela? Non l'ho passata io! Cazzo! Gioco di merda che vada a loro giovedì e mercoledì! Ma non gliel'ho passata io! Cazzo! E lì hanno davvero fatto la differenza. Se spingo un tasto per spazzare, perché gliela mette lì come un coglione? Perfetta parità dunque. Il Milan, ora all'inerzia della partita. Ma vaffanculo. Può provare a vincerla. Continua la palla qua. Palla a cercare la profondità. E col tiro. Bravo, che cazzo è il portiere? Non ho premuto il triangolo, non ho premuto il triangolo. Porca miseria, ragazzi, ma cos'è sta storia? Io non ho premuto il triangolo, perché è uscito il portiere? Dove cazzo voleva andare? Ma perché è uscito? Guardate. E non me lo fa vedere. Il portiere è uscito per i cazzi suoi, ma perché è uscito il portiere che io non ho premuto il triangolo? Ma neanche l'ho premuto. Ma porca miseria. Sono in vantaggio di un gol. Ma guarda qua, non mi pare che tiri. È fatto così, è fatto di momenti. Non mi tira più la palla dove voglio io, ragazzi. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Guarda, il loro atteggiamento spregiudicato è ammirevole, ma forse farebbero bene a difendere il vantaggio. Palla Doland. Ola! Grande salvataggio di De Gea. Va rapido sulla respinta. Ma va, te, Cruyff. Buona iniziativa, ma non è bastato. Ah. Brutta palla qui nella terra di nessuno. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. E la mette lì. Ci saranno 3 minuti di tempo. Palla in avanti verso il compagno. Grande salvataggio. E la presa, e la presa. Certo, non un cazzo, ragazzi, che gioco. Una parata eccezionale, un intervento d'applausi. Dai, basta, ragazzi, basta. Questa mi sa che è la goccia che fa traboccare il vaso. Spazio libero in area di rigore. Sono praticamente tutti. Già mi sto innervosendo come un catamarano, Sceglie di battere corto. Ecco Mbappé. Colpisce il pallone. Va anche fuori, ma dai! E me la stoppa, andava in porta questa qua. E si è messo davanti un coglione. Porca, andava in porta questa. Questa era in porta sicuro. Mbappé non sbagliava da lì, l'aveva messa dritta. E quell'altro col culo davanti che me l'ha stoppata a faccia da pomodoro lesso. Potrebbe essere l'ultima azione importante. Adesso si mette davanti lo stronzo, Ovviamente si mette davanti, Opta per il tocco corto. Infatti adesso si è messo davanti, Dembélé. Ecco Griezmann. Di nuovo lui. È finita. Ci ho provato fino alla fine, ragazzi, ma quando non si deve vincere, non si vince, non c'è niente da fare. Quando non si deve vincere, non si vince questo gioco. È una delusione, il gioco è una delusione. 5 tiri in porta a testa, vabbè, possesso palla praticamente uguale. Passaggi qualcuno in più per noi, ma non questo non vuol dire niente. Ragazzi, che vi devo dire? Lasciate un like, se volete fare l'iscrizione fatela, non è obbligatoria, vedete voi. Io mi sto veramente, non lo so, ragazzi. Gol annullato c'era, non si discute, ragazzi.
se volete lasciare l'iscrizione, non avete ancora fatta, fatela. Il gol annullato c'era, non si discute il gol che era annullato, però 4 partite, 4 sconfitte. 7-0, vabbè, quello era, è stato causato da un blocco del computer, quindi mi sono dovuto fermare. L'avversario ovviamente giocava da solo e fa tutti i gol che voleva. Ma quello non vuol dire niente. Le altre partite le abbiamo perse, a volte meritando anche il pareggio, a volte meritando anche la vittoria. Io non so, a volte io premo un tasto per passarla e la butto per aria, premo un tasto per tirarla lontano e me la mette di fianco. Cioè, ragazzi, mi giro, non si muove il giocatore, la palla va all'avversario, i rimpalli sono suoi. Per me, come dicono i miei amici youtubers, tra virgolette colleghi, amici, anche loro sono tutti incazzati per queste cose, spesso e volentieri le cose capitano a tutti, non capitano solamente a me, capitano anche agli altri, capitano anche agli avversari. Ma quando capitano a me, ragazzi, boh, non lo so. Tufo Mix vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo episodio, non so se domani ne faremo un altro. E poi mercoledì sarà la chiusura di tutto, quindi aggiornamento, cose varie. Giovedì riapriremo i battenti e vedremo di che morte morire. Tufo Mix vi saluta, grazie ragazzi, alla prossima, ciao.